Lezione 21F, linee di basso, secondo tipo di linee, rock, di pagina 157, parte 2. Qui guardiamo l'ultimo esercizio della pagina, cioè il 5-13, sempre in La minore, quindi un lavoro all'interno del concetto della tonalità che abbiamo visto prima. Prima c'erano tre accordi che si muovevano, era una struttura di tipo verticale, cioè noi dovevamo far sentire la Sol, il Fa nell'ordine, perché questi tre accordi dovevano esserci, però erano legati tutti dalla scala di La minore. Qui invece abbiamo un pezzo che è interamente in La minore, ed essendo interamente in La minore, è un tipo di pezzo che noi chiamiamo orizzontale, vuol dire che sì, lavorerò anche facendo sentire le note della triade di La minore, La, Do, Mi, ma fondamentalmente lavorerò sulla scala di La minore. La terza forma, la seconda, la prima, eccetera. Oppure posso usare, come fra l'altro nella linea è anche usato prevalentemente, le note nere della scala blues, cioè La, Do, Re, Mi, Sol, La, che si chiamerebbe anche scala pentatonica. La linea funziona così, 3, 4, La, La. Insisto nel farti usare il plettro perché voglio che aumenti la tua capacità di essere elastico e di usare il plettro anche. Succede che il professionista deve usare spesso il plettro, o lo slap, o il pizzicato, il tapping, qualsiasi cosa. Deve essere in grado di gestire qualsiasi tecnica, anche se ha una sua tecnica che preferisce, che di solito può essere il pizzicato. Ma se vuoi portarti a livello professionale, devi lavorare anche sapendo usare anche il plettro. Serve tantissimo, non solo per usare il plettro, ma serve anche proprio per abituarti ad essere più elastico mentalmente, così come tutti i generi che andiamo a vedere in queste lezioni. Uno dice, ma a me non interessa imparare il jazz, tanto io voglio suonare rock. No, devi assolutamente imparare anche a fare jazz, latin specialmente, perché questo aumenta la tua elasticità anche nel fare rock, e farai un rock diverso, un funky diverso, se conosci il latin, se conosci lo swing. Andiamo adesso a fare questa linea e a suonarla con la batteria e fare anche delle piccole varianti sempre sulla scala blues di La, oltre alle unione delle cinque forme di La minore, che in questo caso direi di fare al massimo la terza o al limite la quarta, ma di stare sulle prima, seconda, terza e poi al limite la quarta. Ok, quindi fai varie varianti, riprovalo ancora, fai modifica, usa appunto la scala blues di La, pentatonica, le forme, quello che ti pare. Cerca di tenere l'idea ritmica. Mm-hmm.
eccetera, varianti sulla base, senza base, col metronomo, senza metronomo. L'importante è che proprio cerchi delle varianti e che ti abitui ad usare in questo caso il plettro. Bene, nel prossimo video ci dedichiamo alle ritmiche, che poi ci farà entrare nella lezione 22, dove invece lavoreremo sul funky, quindi abbandoniamo il plettro e riprendiamo l'uso delle dita col pizzicato e lavoreremo sulle idee funky. Ma il prossimo video è dedicato alle ritmiche, che ti consiglio di farlo sempre come al solito, perché anche questo serve per migliorare la tua musicalità, per migliorare la tua capacità appunto ritmica. Ci vediamo al prossimo video, ciao!